Questo lo dedichiamo a Yuriko Tiger. A Favij, guarda che bello. C'è proprio una differenza culturale. A Mangaka 96, lo conosci? Continua la rubrica che manda il tilt le nostre papille gustative, facendoci venire fame anche alle 8 di mattina. Seba mangia sushi per noi, oggi insieme a Yuriko Tiger. Ciao Yuriko! Oh, ma tu inizi sempre i video così, no? Ciao! Com'è? Si iniziano sempre con un saluto. Bene, stiamo comprando i regali di Natale per voi quest'anno. No, come si tiene la telecamera? Ma guarda, sei molto più bella comunque con l'HD, guardati. Oh! Bene. Un sacco di gente mi ha chiesto, siccome questo sarà il video per San Valentino, no? Quindi uscirà il 14 di febbraio, in teoria. Cosa vuoi dire a tutte le ragazze che invece non sono fortunate come te e sono da sole a casa? Eh sì, perché io ho il mio bellissimo compagno Seba. Mettiti lì a sinistra. A sinistra mi ogni giorno. A sinistra, ecco. Allora. A sinistra. Guardate. Io sono single. Sono single. E io Sebastiano non siamo insieme. Siamo single insieme. Sono single. Basta, questo non interessa. E com'è? Non, ci scippano. Vabbè, appunto, tu lascia di scippare. Non ci insieme, se non c'è altro da fare. Ok, no. Va bene. Siamo a Ikebukuro, la città preferita di Yuriko. Ma ci ho fatto una vita. Oh mio Dio, ci sono queste che sono... Sai che sono originarie di Nara queste? Sono di Nara. No, non sapevo che erano di Nara. Sì, sì, il Honten sarebbe a Nara. Oh, ma queste sono nuove, tra l'altro. Ah, ne vuoi una? Io te ne avevo portata una un giro. Sì, me la ricordo. Ne vuoi una? Quale vuoi? Non riesco a capire che gusti sono. Non lo so, tipo questa è mocha. C'è la taiga, no, ma c'è la taiga. Dov'è la, la tigre? Con la faccina incazzata. Quale vuoi delle due? Quella con la faccina incazzata. Ok, no, ti prendo la tiger incazzata. Cosa stai mangiando? La mini tigrotta che mi hai regalato. Ma guarda che carina! Cioè, non fa meo. Come fanno le tigri? No, queste sono i leoni. Roar. Vabbè, gli mangerò la faccia, poverina. E vabbè, e muore... È il pumpkin? Oh mio Dio, com'è? Dammi una mandorlina. Posso prendere la mandorla? La mandorla è l'orecchio. Perde così l'orecchio. Com'è? Fredda. Fredda? Buona? Normale. Ma è buona. Ma guarda che meraviglia sta luce. Guarda che roba. Non è male. Perché a me che bucolo. È il mio quartiere preferito dove IM vivo qui. A me non piacciono molto che bucolo, vero? Ma alla maggior parte anche dei miei amici giapponesi non piace molto Ikebukuro. È così bello, anche tutto. Ci sono gli anime manga. Vabbè, comunque vabbè, ecco qua. Dove sei, Yuriko? Dov'è? Non ci sei. Dicono lì, ok? Non sono così. Sega. Devo dire che questo è un video un po' cazzone. Io devo andare a ritirare i soldi. Allora, Yuriko deve andare a ritirare i soldi. Per chi volesse mandare dei soldi a Yuriko, mandateli. Mondo PayPal. No, tu fai, no, Patreon, raga, Patreon. Non ci sono. Ah sì, adesso è su Patreon. È su Patreon. Non ci sono dette, ma su Patreon. Ah già, quanti ce n'hai già di patroni? 28? 28? Sì. Big money, raga. Big money. Adesso, quando uscirà il film di Yuriko Tiger? Perché Yuriko sta facendo un film sulla sua vita. Un cortometraggio. Dura 12 minuti. No? Non sai? No. Guarda che bella luce qua. Il tramonto della bellissima Ikebukuro. Guarda quanto è bella. Però è molto meglio questa fotocamera rispetto a quella che avevo prima. Beh, grazie. Quella che avevi prima, scusa, era un po' un gessino, cioè... Come ti permetti? Cioè, era un po' una cosa bruttina. Più che altro è difficile un po' mettere il focus. Però se trovi il focus è una meraviglia. Ci sono gli sconti in questo negozio di scarpe. Sto mangiando. Bene, questo comunque il video sono le 5 perversioni di Yuriko. Ma non è vero, ci sono. Le 5 perversioni, questo lo metto nel trailer. Io dirò mai. Vabbè, appena le scopro poi ci farò 5 video diversi. La Milky Way, vi già dai i primi indizi. No, cioè, ma no. No. Io l'ho incontrato questo signore che è Mr. Sushi Zammai, perché il giorno che sono... Vediamolo anche qua. Fatti un bel selfie. Guarda che bello. Io l'ho incontrato perché il primo dell'anno... Madonna però. No, è molto più bello in real life. L'ho incontrato perché il primo dell'anno era venuto a farci gli auguri dell'anno, perché sai che comprano sempre il tonno più costoso, quelli di... E allora era venuto così... Mi sembra Koenji, tra l'altro. Vabbè, entriamo. Vuoi sushi? Voglio sushi. Andiamo a mangiare sushi. Bene, siamo con Yuriko Tiger a mangiare sushi Zammai. Allora, è la terza, il secondo giorno che vado a mangiare sushi. Allora, non ho ancora fatto un video dove mangio sushi. Questo è il primo video. Vedi, sei una sushi virgin. Vediamo. Allora, cos'è che hai detto che vuoi? Io voglio salmone. Ci sono tante canzoni che verranno disse la prossima fiera a cui parteciperò in Italia, per dire.
forse ci sarà anche una canzone mia, chissà. Però sono molto diverse. Molto molto diverse. Questa mi sa. Vabbè, ovviamente è mixata malissimo, quindi. Cioè, perché è un demo, quindi non è ancora mixata, quindi la voce è molto indietro rispetto alla musica, però. Sì, penso che il giapponese ci stia meglio in questa canzone. Mi devi aiutare perché non so la traduzione. Guarda che è arrivato. Per la mia rubrica Mangio Sushi con gente a cazzo, oggi sono con Yuriko Tiger a Sushi Zammai e stiamo provando questi sushi. Per il primo video... sono miei forse. Sì, esatto. Ci abbiamo tre pezzi di salmone, un pezzo di tamago, che sarebbe l'uovo. Poi ci abbiamo la seppia, il gambero. Poi ci abbiamo l'okura, che è questo vegetale tutto viscido che io adoro. E poi l'anago. L'anago è il mio. L'anago, a me non piace l'anago. Prendiamo la salsa di soia. Comunque questi video di sushi andranno alla grande. Madonna, sì. Voglio fare una settimana. Però sai cosa mi piacerebbe fare? Vorrei fare un video dove mi alleno. Quindi se anche tu ti iscrivi in palestra, poi possiamo fare i video dalla palestra. Si possono fare i video lì? Sì, li chiediamo. No, comunque sono super social Anytime Fitness, quindi secondo me sì. Però ti dicono devi farli quando non c'è gente e non devi riprendere nessuno. Però non c'è nelle regole. Non si possono fare riprese a differenza di altre palestre che non puoi. Sì, adesso lei si prenderà l'anago. No, si prende il salmone. No, il salmone. Perché appunto prima ti compri dei fiori e non è che fai. Cioè, non è che mangi subito l'anago. Buono. Fammelo assaggiare anche a me un... Ah, non abbiamo detto per chi lo mangiamo. È vero. Vabbè, mangio il primo pezzo di salmone. Questo lo dedichiamo a Yuriko Tiger. È il suo primo video dove mangia sushi. Ma perché non mette a fuoco? Devi premere un po' qua. Questo sarà il primo sushi che dedicheremo a Yuriko Tiger. Grazie. Buono. Buono, sì. Cosa prendi? Prendi l'anago? A chi dedichi l'anago? Con l'anago, aspetta perché sembra brutto. A Lilletta? A Lilletta, va bene. E deciso tra Lilletta e la Sabri Gamer. No, dedicala alla Sabri Gamer, dai, perché Lilletta. All'anago per la Sabri Gamer, che so che a lei piace. Oddio. L'anguilla. 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 A te piace l'anguilla? Cioè piace, cioè l'anago, oddio, vabbè. Non c'è modo di riprendersi. Non lo so, a me l'anago e l'anguilla sono proprio due cose che non lo so, non so apprezzare. Cioè, perché poi è cosparsa di quella, è viscido, no? Anche questo è viscido, però ha una texture diversa, questo mi piace di più. Vabbè. Comunque diciamo che era dedicata sia a Lilletta che alla Sabri Gamer, dai, l'anago. Questa è l'okura, ne vuoi un pezzo? No. L'okura è super viscido, Viscido ma saporito. Allora, a chi la dedichi il sushi viscido, dai? Il sushi viscido, quindi a una persona viscida? Sì. Non c'entra niente col viscido, anzi, però siccome è un sushi particolare, come vedete si è distinto tra tutti. Vi siete contattato oggi, lo dedichiamo a Favij J, ecco. Adesso tutti i miei fan non uccideranno. Perché? Scusa, ti ha contattato. Guarda che sono geloso però, scusa. Se poi ti shippano con lui, io. Poi questo si chiama anche un Gunkan, no? Quindi vuol dire la navetta. Se fai la nave con Favij J non sono molto contento, quindi te lo dedico, ma fai attenzione. Sì, beh, geloso adesso. Geloso. Non so prenderlo bene. Guarda, sembrava proprio una cosa, Cosa? Ha un sacco di doppi sensi, si magna. Buono. No. L'ha iniziato Marco Togni comunque questa. Sì. Ce ne abbiamo due a testa, bene, possiamo dedicare due sushi. Io prendo un po' di zenzero. Oh, quello è uno di quelli buoni. No, a me non piace il zenzero. A me invece piace perché siccome c'ho sempre freddo, mangiando zenzero mi aumenta la circolazione, quindi c'ho meno freddo. Ah, ma dai. Io sono molto freddoloso. Non sapevo perché sei venuto oggi con la giacchina. No. Ma cosa stai facendo? No, non l'hai detto a chi lo dedichi. Ad anima, 1, 2, 3. Perché ad anima? Se no, se loro due si separano. Dai che sembra una cosa brutta così. Anima.
All'anima, sì, perché si è spaccato. All'anima. Nessuno sta dedicando un sushi al creatore di questa cosa. A Marco Togni? Ok, questo è per te, Marco Togni. Vabbè, no, no, ma non è che per essere cattivi, anzi, noi gli vogliamo tanto bene a Marco Togni, però siccome Marco Togni se ne mangia abbastanza di sushi, se teniamo che non ci diventa un maguro di 180 kg, quindi fai un po' di dieta, ecco. Uno lo devo dedicare sicuramente a Mangaka 96, lo conosci? No. Guarda che invece è un canale che dovresti conoscere, Mangaka 96. Lui tratta di Giappone, ma si fa i viaggi, si compra i manga, però è molto molto bravo e... Poi oggi mi ha messo 4 mi piace su Instagram, quindi a maggior ragione. Questo lo dedichiamo a Mangaka 96, grazie per i tuoi video di manga eccetera eccetera. Come sei bravo. Allora mangerò il mio ultimo pezzo di salmone, che lo dedicherò a Matcha Latte, che abbiamo in progetto una collaborazione dal 1997. Siamo riusciti a fare una collaborazione di 3 anni. Che bello, così ne puoi dedicare. Ma non sai mangiare il sushi? Allora, non rompere. Ho capito perché non hai mai fatto video di sushi. Qualcosa. Qua ha detto sì, parlava delle mucche in Trentino. Anche quelle di Hokkaido fanno un latte buonissimo. Allora io l'ho fatto il sushi. Cos'è quello? Cioè l'ho fatto. No, questo è uno dei miei gesti. Questa è la differenza culturale. C'è un video in cui parlo di fumare e continuo. C'è proprio una differenza culturale. È tutto il video così. Vabbè, mangiamo l'ultimo pezzo di sushi. L'ultimo ce lo mangiamo per noi, per la nostra collaboration, che faremo una canzone assieme, lo diciamo già? Sì. Faremo la canzone assieme, diciamo già il titolo, meglio di no. No, ancora segreto. Vabbè, ancora segreto. Comunque arriverà veramente un music video quest'anno, lo stiamo lavorando, ti si vede anche qui. Ma dai, ti prego, no. Magniamo. Non è sì che l'ultima volta. Ah sì? Te e Shiori, siete una coppia? A Palermo mi hanno chiesto se stavamo insieme. Te e Shiori? È che semplicemente lei è una giapponese molto affettuosa. Ah, siamo un po' tipo le due Nana. Non so se avete presente. Sì, so che sono Nana. Siamo uguali io e lei. Quindi io dedicherei questi bellissimi due tapo tutte e due a lei? La mia mogliettina Shiori. A me non sono geloso. Delle mogli non sono geloso. Ah, delle mogli no, ragazzi. No, 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 puoi avere quante mogli vuoi. Basta che condividi. E infatti, condividiamo. Questa è per te, Shiori. Un tentacolo a testa. Cosa ci farai con questi tentacoli? Ma dai. Ma... Dai, non lo so, lei di me. Ma, no, no, non riesco a seguirti. Comunque dai, si conclude qua così il video. Se non conoscete Yuriko, iscrivetevi al suo canale. Lei è iscritta anche al Sebastiano Serafini Katsu Channel, quindi seguite i suoi consigli. Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Adesso si fa il meeting, che era il motivo di questo incontro oggi, e molte altre cose. Quali sushi raccomanderesti? Se tra tutti questi dovessi raccomandarne uno? Perché è molto diverso da quello italiano. Sì? È più buono in Italia? È più buono qua. E l'anago è più buono qua? Forse ci sono anche quello era buono. Vabbè, se ve l'ha detto Yuriko, quindi fidatevi. Ciao, ci vediamo domani.